Un progetto che consenta di fare vela anche ai non vedenti. A Pescara Assonautica promuove l'iniziativa che viene recepita da molte associazioni che incontra la disponibilità del porto Marina. Abbiamo questo porto che, oltre che un porto green, sarà un porto senza barriere. Noi cerchiamo di fare dei passi in questo senso. Tra l'altro stiamo valutando anche la possibilità di presentare un progetto a valere sul bando del turismo, proprio per far sì che questo porto possa diventare punto di riferimento per la nautica dedicata a persone con disabilità. L'obiettivo è quello di garantire strumenti e conoscenze utili affinché chiunque possa godere della piena fruibilità del mare e si parte il prossimo 15 settembre, verrebbe da dire con il vento in poppa. Il progetto Omeros, soprattutto per la vela per non vedenti, è ovvio che è molto più ambizioso perché richiede determinate attrezzature, determinate capacità e determinate partecipazioni. Quindi l'Assonautica si è posta promotrice di questa insieme all'associazione di nautica, anche alla WIC, all'ANFAS e a altre associazioni, al Marina di Pescara, che ha messo a disposizione anche i posti barca per le barche che saranno utilizzate per queste iniziative. Vela per tutti, che ha incontrato anche l'interesse della WISP e ispirato a un'attività messa in campo sin dal lontano 1997 dall'associazione Omeros a Riva del Garda. Le barche vengono strutturate con dei laser che vengono posti verso la prua, dei lettori laser che determinano le distanze e la parte, il lato di dove sono gli ostacoli, gli eventuali ostacoli, oltre al fatto che c'è un localizzatore che dà, in virtù dello sbandamento della barca, dà la collocazione se la barca sta navigando con le mura a dritta o con le mura a sinistra. Queste sono le particolarità che vengono installate sulla barca.